Beh, sì, era giusto invitare i dipendenti a questo saluto, un po' più formale di quello che di solito si fa, perché giunta, consiglieri e presidente, alla fine dell'anno non ci saranno più i consiglieri già dal 17 di giugno, mentre il presidente della giunta ha deciso di restare a titolo gratuito fino al 31 dicembre di quest'anno, per tentare di capire come fare per far imboccare la strada nuova a questa provincia di nuove elezioni, i sindaci che eleggono un presidente della provincia tra di loro senza la partecipazione della gente, ma soprattutto per dare un messaggio, innanzitutto un grazie per le professionalità che abbiamo trovato tutti all'interno di questa provincia, che è un termine di paragone per tante cose su tutto il territorio nazionale, e poi per tranquillizzare i dipendenti che il fatto che spariscano gli assessori e il presidente non ha nulla a che vedere col loro lavoro, perché le cose che fanno loro, che siano sotto un ente che si chiama provincia o che si chiamerà contea o che passino in altre amministrazioni come la regione, il loro lavoro è comunque indispensabile, perché nessuno meglio di loro conosce le necessità e sa come sbrigare le pratiche molto complesse di una delle province più grandi d'Italia. Ricordiamoci che noi abbiamo quasi 1.200.000 abitanti e ci sono province come l'Abruzzo, da regioni come l'Abruzzo e il Molise che hanno 300.000 abitanti, ce ne stanno 4 sul territorio della provincia di Bergamo. E non riusciamo a capire perché debbano chiudere le nostre e non mettere insieme le tante minuzie che ci sono in giro sul territorio nazionale.